senso mio, dolcezza mia, amor mio, amore che mi sostiene. Carissimi, pace e bene a tutti voi e buona giornata vissuta nell'amore di Dio, vissuta realmente nell'impegno di una vita cristiana. E dire impegno di vita cristiana non vuol dire solamente, ecco, un impegno di preghiera, quasi come se sia un impegno astratto, un impegno, no, che ci mantenga in un mondo, in una dimensione differente da quella del mondo. No, dire un impegno cristiano, il vero cristiano chi è? Il vero cristiano è colui che si impegna anche quotidianamente nella vita concreta, nella vita di ogni giorno, nel portare avanti il proprio dovere, nel portare avanti i propri compiti, nel portare avanti la propria dimensione lavorativa, la propria missione. Penso ai tanti papà, alle tante mamme che con fatica, ma con sacrificio, ma anche con tanta gioia, ecco, portano avanti la loro missione, no? Nel lavoro, nelle faccende domestiche, nell'educazione dei propri figli. Ebbene, questo vuol dire essere cristiani, questo vuol dire un cammino cristiano. Il cammino cristiano non è solamente quando andiamo in chiesa, il cammino cristiano è tutta la nostra vita. Quando una persona si impegna seriamente a fare il proprio dovere, si impegna a portare avanti, no, la propria missione, è quello il cammino cristiano. Quando un papà o una mamma si impegnano a educare i propri figli, a trasmettere dei valori giusti, anche quello è il cammino cristiano. Quando un giovane si impegna a progettare bene il proprio futuro, a progettare bene la propria dimensione lavorativa, la propria dimensione affettiva, anche quello è vivere il proprio impegno cristiano. La vita cristiana, ecco, riguarda tutta la nostra vita, non solo la parentesi magari della messa, la parentesi della preghiera, no, tutta la nostra vita è cristiana. Ecco, noi tante volte ci chiediamo cosa sia la vita spirituale e pensiamo che la vita spirituale è solo la vita di preghiera, il Santo Rosario, la Santa Messa, la confessione, e magari assolvendo a questi impegni ci crediamo di aver adempiuto alla vita spirituale. Questa è una parte della vita spirituale. La vita spirituale però è tutta la vita del cristiano, la vita impregnata di Spirito Santo, dalle cose più importanti alle cose più delicate, alle cose più semplici, no, forse anche alle cose più banali, come il condividere magari un caffè con un amico, con un proprio familiare, con un proprio parente. Anche quella può diventare e deve essere un'azione spirituale. Che significa? Cioè significa che noi tutto quello che facciamo lo facciamo guidati, lo facciamo condotti, lo facciamo sostenuti dall'impulso dello Spirito Santo che agisce e vuole agire nella nostra vita, solo che dobbiamo dargli dello spazio, evidente. Ma se noi ci chiudiamo e se noi pretendiamo di fare di testa nostra, è evidente che lo Spirito Santo non agisce. Così come ci suggerisce oggi Padre Pio, no? Parla proprio di questa dolcezza del Signore. Gesù, mia dolcezza, amor mio, amore che mi sostiene, amore che mi sostiene. Ecco, fratelli miei, questo è il segreto della vita spirituale, lasciarci sostenere da questo amore di Gesù, che non è un amore astratto, ma è un amore che si manifesta quotidianamente anche nei dettagli più banali della vita quotidiana. Allora lasciamoci sostenere da questo amore, che sia l'amore di Gesù, che sia l'amore di questo cuore compassionevole a sostenerci durante questa giornata e durante tutta la nostra vita. A tutti voi auguro una buona e santa giornata.